Pace e bene a tutti. Catechesi, seguendo la liturgia del giorno a tempo ordinario, 25ª settimana nell'anno pari, giovedì, dobbiamo riflettere molto su quello che avviene in noi. Oggi la Chiesa ci offre un brano del profeta Coelet, un misterioso personaggio che incarna, per così dire, il grande Salomone, la sapienza. Sembra un pessimista, ma forse è meglio riconoscerlo come realista. È un re, è uno che soffre, guarda, considera. Medita il tempo e dice: vanità delle vanità, tutto è uguale sotto il sole, non c'è nulla di nuovo. E man mano va considerando le cose più diverse, appunto il sole, il vento. Il vento gira, poi ritorna, i fiumi vanno verso il mare, ma non lo riempiono mai. Perfino il nostro orecchio ascolta, il nostro occhio vede, non si stanca mai, ma in realtà si stanca. Nulla di nuovo sotto il sole, continua ad affermare il Coelet, con la sua sapienza, che è sapienza, potremmo dire, molto limitata, perché siamo ancora nell'Antico Testamento e quindi non c'è la luce piena, la luce di Gesù, luce del mondo. Certo, in alcuni salmi già si manifestava questa attesa, quando, per esempio, nel Salmo 89, oggi offerto a noi dalla Chiesa, ci dice: insegnaci a contare i nostri giorni, saziaci al mattino con il tuo amore, sia su di noi la tua dolcezza, o Signore. È un anelito grande per poter arrivare a ciò che finalmente ci darà pienezza di pace e poi contemplazione su cose eterne. È che bisogna lasciarsi aprire il cuore dallo Spirito Santo. Nel Vangelo troviamo un personaggio lucubre, Erode, che ha sentito parlare di Gesù. Alcuni vanno dicendo: è risorto Giovanni il Battista, ma lui dice: l'ho fatto uccidere io. Altri dicono: Elia, un grande profeta, è sorto tra di noi. E cercava di vedere Gesù. Era una ricerca solo molto umana, quasi per vedere in un personaggio, secondo il suo modo di considerare, una specie di mago. No, Gesù è Dio. Davanti a Erode Gesù non dirà una parola, perché chi chiude il cuore alla verità, all'amore, ed è violento, ha ucciso Giovanni il Battista e ha ucciso tanti altri anche tra i suoi più stretti parenti, non merita una parola. Deve semmai riconsiderare tutta la sua vita. Apriamoci alla parola. La parola di Dio. Solo sotto la luce di Gesù noi possiamo considerare rettamente tutte le cose create e soprattutto considerare nel bene, se cerchiamo il bene, la nostra anima. Come doveva risplendere? Risplende ancora l'anima gloriosa di Maria. Sì, gloriosa perché ormai assunta nella gloria, è tutta immersa in Dio, la donna vestita di sole, riempita di Dio. Io sono colei che sono nella Trinità,
dirà alle tre fontane a un povero uomo che voleva lottare contro Dio e contro la Chiesa Santa di Dio. Entriamo nel cuore di Maria. Avremo lo sguardo puro, sereno, profondo che Dio dava a lei per contemplare gli occhi, il cuore del bambino divino, Gesù, il Verbo incarnato, sia quando stava ancora dentro la sua pancina, nel suo grembo immacolato, quel giardino perfetto di realtà creata da Dio come nido, il più bello per ricevere sulla terra il figlio di Dio, il Verbo che si incarna in lei. Dobbiamo respirare, Maria. Dobbiamo vivere, Maria, per giungere ad amare insieme al suo cuore Gesù, l'unico salvatore dell'uomo, Dio che ci porta al Padre, nell'amore infinito, lo Spirito Santo. Scenda, o Vergine Madre, prediletta dal Padre, sposa dello Spirito Santo, madre del Verbo incarnato. La benedizione di Dio attraverso il tuo cuore immacolato su ciascuno dei tuoi figli, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E perché no? Nel nome della Vergine Madre, nostra Madre, Maria di Nazareth. Pace e bene a tutti.